Bisogna anche piegarsi agli altri, ad altre situazioni. Bene. Allora, guardate che fantastico che sono, deficiente. Invece sono uscito. Michael sbaglia. Pollot! Chi mi ha purgato? Chi è che ti ha purgato? Maiali! Io sono un maiale. Ah no, ho fatto di nuovo. Qualcuno me l'ha buttato dietro, eh. Era Sara Budi, visto che è campione internazionale di schiaffo pelvico. Cosa? Ma cosa? Spingetemi! Budi, hai detto che... Ormai la gente si è ingolosita, Budi, è normale che ti spingano. Lo so. Grazie Lucifer! Tutta la serie TV proprio si è sottoscritta, grazie mille. Sì, fai tutte le stagioni, le vedi lì. Budi, a te ti piace Lucifer? Non l'ho mai visto. Allora, che serie segui tu? Dimmi un po'. Tutte quelle su Netflix, a parte Lucifer. Scusami, per dispetto proprio. No, ciao Rampion. Perché? Te occupa. Ma che dici? Ma se non l'hai visto, come hai saputo? Allora, io guardo la locandina è cupa. Ma ho capito. Allora, senti. A parte che approfondiamole queste serie TV, non ci fermiamo all'apparenza. No, Lucifer in realtà, le puntate, io non ho visto le puntate iniziali, quindi non sono andato avanti poi. Ma in realtà mi faceva anche ridere le prime puntate, cioè sono scene anche comiche. Ah, bene. Lucifer è molto simpatica, è molto leggera, però è molto bella. Poi c'ha anche i suoi momenti seri. Esatto, la guarderò, esatto. Quindi vedi, Budi purtroppo vi dà false informazioni. Lui vede le locandine, ha fatto così anche con Endgame, ha visto la locandina. Ragazzi, è troppo spinto. Dietro Tony Stark, non mi piace questo film. E niente, sì. No, la locandina è importante. Alla fine è la confezione del film. Cioè, è un po' come assumere uno che al posto della cravatta c'ha un pisello, voglio dire. Tu lo faresti uno così. Infatti, bisogna avere anche un certo gusto. Insomma. Ma che questo cazzo è fettissimo. Cosa hai detto? Scusami. Grazie, no, Enrico. Parlavo di uno che... Io non sono d'accordo, ho detto una parolaccia gravissima. È un vostro sub, quindi me ne ricordo. Grazie mille Enrico per la tua sub e per averci dato molti denari. Ma che dice? Sono già primo, ragazzi. Anche tu gli hai dato il primo. E io no. No, Marco. Io sai purtroppo che... no. Moro, però ti svegli che mi servi anche te in questa sfida. Porca miseria, Marco. Guardate che c'è la penitenza da fare. Ma qualcuno mi ha spinto. Guarda che oggi se c'è la penitenza da fare la fa Liezar, perché non è giusto che lui... No, ma perché ogni volta... Tu devi essere escluso da queste cose, va bene? Perché sì, perché dovrai essere incluso, scusa. Ma perché fai parte dei termosifoni? Qualcuno mi spinge. Zitta, Franci. Non sa neanche che sta giocando. No, lo fai tu, Liezo. No, io non lo... Oggi lo fa Liezo, ragazzi. In caso di sconfitta, Esprit deve fare qualcosa. Ma allora, Esprit è già tanto se rimane nel canale, guarda. Viste le sue, i suoi precedenti, i suoi recenti trascorsi, come si dice? Akashi, grazie mille, Akashi. Grazie, tutta la casa. No, vaffanculo a me, la cazzucchia era quella. Scusate. Marco si chiama anzianità, scusate, ragazzi. Liezar, onta per Liezar, onta per niente. Proprio gli regalate una ragazza unta. Figurati se, cioè... Piegami, Liezar. Piegalo. Spiegami. No, ho detto piegami. Piegami. Ok che c'è Budi con golosone questa sera. Piegami. Adesso piegami. Boh, almeno uscite a cena, conoscetevi un attimo. Poi tra l'altro Budi adesso ha iniziato una piccola attività. Ha aperto questo piccolo bar in cui fa sigarette di feci. Lui fa compone sigarette queste sigarette di feci, sì. Però è ingresso esclusivo a uomini in perizoma. Come mai solo in perizoma? Ti piacciono le forme no, maschili? No, è così, perché insomma è un po' più stile. Non... Ah, è proprio una questione di immagine del locale. Sì. Immagine del locale, quindi accetto solo uomini in perizoma. Beh, dai, ci sta. Ci sta, beh. Ma poi non ho capito cosa vuol dire questa mappa. Ma dove sono? Perché ragazzi, facile, dai! Quindi... No, che bug! Sembra, ragazzi, sono incastrato! Ma anche Kaser! Ma adesso è davanti il Kaser! Ma sono tornato indietro, ma che schizzo! E niente. Ancora qua, Kaser, tira per favore. Non mi fido. Pizzo cane. Aia! Chi è che mi ha spinto? Beh? Ma che sbatti, zio. State calmi. E dai, però, siete lì stronzi. Accendi! Eccoci qua. Mark, io ho preso il bicchiere di plastica di Endgame. Così bevo le cose da vicino. Brava, Lidia. Ma di plastica. Vabbè, gli è andato quello, poverina. Il bicchiere di Endgame al cinema.
Ah, perché è vero che gli davano... A me non ci ha dato un cacchio a noi. A me non ha dato niente. Merda. Mi ha dato uno schiaffo, anzi, guarda. Ecco. Vedi di andare. Che dobbiamo far vedere... Anzi, ho pagato anche dei popcorn una cifra indecente. Ma tu che prendi popcorn al cinema? Si infilano nella borsa, Budi. Si sa, voglio dire. Li compri al Carrefour, te li porti da fuori. Si sa. Non lo fate, ragazzi, questa. Grazie, Mattia, tanto lo fanno tutti. Ma che figura. Il melone che sto mangiando è un po' troppo maturo. Mi sembra un dettaglio sufficiente e importante da fare. Beh, sì. Avete visto Gangel? Perché tiro pazzesco. Sufficientemente. Ho visto, Ha avuto culo, si dice. C'è Marco Columbro che, come al solito, è la vergogna dell'umanità. Lo possiamo dire tranquillamente. Sì, Orger, Non ce la fa. Guarda. Non gli va abbastanza ritto. Non gli va. Eppure è giovane ancora, Mi sembra strano. Ultimo tiro. Niente. Forse ce la può fare lui. No. Purtroppo. Unlucky. Ma come parli? Vabbè, i termosifoni sono tutti dietro, perfetto. Budi, sappiamo che sei goloso e ti stiamo accontentando. Insultaci pure. Allora, guarda che lavoro, Che pugno. Qui ci vuole ma un po'. Ma che sfighelli. Sfighelli sembra tipo il nome di uno dei ragazzi di quelli dell'intervallo. Spinelli era quello. No, era Spinelli, Spinelli era di era Tinelli, quello Spinelli. Spinelli era di lì. Marco, tiri. Ma che Spinelli? Era Spinelli. Ma che dici? Ma sì. Ma chi è? Era Tinelli. Marco, no, Lizzy McGuire. Ma Lizzy McGuire. Ma Budi, mi devi ora che Spingi via Budi. Tiri lei. Tiri, grazie. Ora che sei veramente un maledetto. No, guarda. Sei veramente un animale, Ah! Come non era Lizzy McGuire? Spinelli. Ma che non dici? Era... Ma non esiste. No, era... Spinelli era. Non esiste. Il cartone di quello della rivoluzione di era. Ma che dici? Grazie al vento. Il cartone della. Era della. Quello de... Era Grazie al vento. Si chiamava Ricreazione. Cos'è Ricreazione? Che era quelli dell'intervallo più o meno. Quindi Spinelli, Tinelli. Alla fine ci sta, vedi? Ricombacia tutto. Erano Fiore e Tinelli. Avevano fatto anche la serie su Fiore e Tinelli. Sì. Era Ricreazione. C'era la ragazza. Che si, quella con gli scarponi dove ci entravo anche io con due piedi, che si chiamava Spinelli. Perché dovresti entrare in due scarpe con uno strosub, tra l'altro? Infatti, c'è due piedi, scusa. C'è due piedi. Ma cosa? Bravi, coglioni. Ma dai, Budi, mi hai portato sfiga qua, ecco, hai parlato prima. Mi ha sparato via. Bravi, sparate via ancora. Budi. Però che palle. Ancora addirittura, senti com'è goloso. Ma che cazzata. Ma dai, mi avete riportato all'inizio. Ma scusa, Ma testa di merda io sono. Ho fatto la cacca in perdendo tutto faccia. Il vantaggio. Chi è stato il danno? Il danno era... Non era una canzone di... Del gruppo di... Alessandro... Alessandro Cattelan? Ma guarda Marco. Il danno. Ho capito ma tu un gran veramente... casino sono un gran casino radioattivo. Mi dici il nome? Erano un numero. Erano tipo 0961. Vedi, Ashley Funicello Spinelli 016. Come si chiamavano il gruppo di. Cioè, 0961 0160. Come si chiamava? 0722. Dai, che qualcuno in chat l'avrà. Sa cosa sto dicendo. Non posso essere pazzo completamente. Guarda, ma ho i miei dubbi. Tra l'altro, c'è un freddo tempestoso. Ehi, Google, quanti gradi sono? 8. A Fermigliano al momento ci sono 9 gradi. Quasi, Come 9 gradi? Sì. E ti ho detto, è un freddo bestiale. Budi, da te fa caldo? A Fermigliano. Non lo so, io non sono uscito di casa oggi. Ma sì, veramente. Ma neanche io, però dentro è freddo perché c'è i termosifoni spenti, se no mi arrivano... Mark 0131, vedi, 0131 dice Wikipedia, vedi che non sono pazzo. No, era il nome del gruppo. Che poi hanno fatto una canzone, penso, o due, non so. E c'era Alessandro Cattelan, che oltre a fare il calciatore, il presentatore e tutto un sacco di altre... Ma Darkmark, tranquillo, mettiti pure davanti a me. Bravissimo Cattelan, comunque. Ma sono... Bambi. Gangelf si tolga. Marco, grazie. Come Gangelf si droga? Non ti permetti, Budi. Ah, ok. No! Ho capito, si droga. Ho detto, come si permette? Si droga. È Gangelf. Grazie, Udro. Grazie, Udro. Qui. Amici, comunque, se non conoscete Budi, meglio così. Va bene. Meglio così, ma sì. C'è il suo canale, qualche mod adesso sicuramente metterà il canale di Budi, che è un ragazzo fantastico. Fa stream su Clash Royale, sì, su Minecraft, Minecraft, su Burnout Revenge. Anche...
Twitch Sings. Ah, Twitch Sings. Vabbè, me lo fai per davvero una volta, sì, Budi? Non lo, so. Lo fai per almeno una... Ma perché... Perché andiamo... Io non ho capito perché teniamo ancora Korn. Mi hanno spammato a me. Oh. Beh, Korn. Perché? Perché è stupido. E farà... Beh, quindi canterai. Ma tra l'altro, Budi, tu sai cantare perfettamente, no? Mi dicevi. Sì, 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 alla perfezione. Anche io avevo un gruppo come Catalano. Come vi chiamavate? I Polipi. I Polipi? Di Polipi. È un bel nome. Interessante. Come mai vi chiamate Polipi? La lore, voglio sapere. La lore? Sì. Beh, perché un tempo uno dei... il batterista era un polipo. Proprio vero. Ah, Octodad. La trama di Octodad. Era un polipo. Poi si è operato. Sì, no, Jack. Poi è diventato una persona. Grazie, vera. Jack. Beh, interessante questa storia. Salve, ragazzi! E quindi abbiamo preso il nome da lui, chiaramente. Perché... Sì, ma il polipo, se l'avessimo preso da me ci saremmo chiamati. Ma perché l'avete umani. Fatto? Perché è vero. Perché loro sono i tentacoli. Viro, se per favore puoi evitare di essere grezza come tuo solito, grazie. La Benevento era, sì. Infatti erano di Benevento loro. Un tempo Budi abitava lì. Sì, io abitavo a Genova, però andavamo a suonare solo a Benevento. Sì. È vero, è vero. Facci sentire un po' di napoletano. Perché c'era una buona aria a Benevento. Budi, dici qualche parola in napoletano. No, che c'era gente in chat. Sono le parolacce, Sara, non ho capito io. E Koro Sensei era Budi, sì. Il Paolo 93, grazie Paolo. Mille, sono 20 ed 1. Sì, ma Pasquini è troppo forte. Ma Pasquini si gioca per noi. Pasquini Industry, cioè, infatti, lui guarda che fa parte di Termosifone, diciamo, Pasquini Industry, infatti. Non sapevi, diciamo Budi, non te l'abbiamo detto. Ah, certo, no, capisco. Vabbè, oh. Ma guarda che pippa che sono. Vabbè. Al sugo, userei al dire. Sugo, al sugo, assolutamente. Ma bisogna andare di là, ma che palle. Marco, ti tampono. Grazie, Moro, mi è piaciuto. Marco, com'è la situazione? È buona. Qualcuno viene. Mi ha spinto? Ma col culo ti hanno spinto? Bravissimo. Non so chi sia, ma è stato bravissimo. Di cos'è che streami in live tu? A parte gli scherzi, chiaramente. Allora, in questo periodo, a parte Hearthstone... sto streamando. Ma spiega Isaac, perché sono stronzo, Pasqua Industria poi, no, poi... spiega il motivo anche del perché stai facendo. Perché devo andare a Las Vegas. Bravo. Mi sono qualificato. Budi, Las Vegas fai big money. Budi, sì. Apparentemente sembra un ragazzo timido, un ragazzo che chiaramente non può aspirare a niente nella vita. Comunque, e invece ho sentito dei discorsi. Non so quanto sia contenta la signorina Budilicias, però diciamo che non andrà a muovere in maniera pelvica la sua parte inferiore, ma invece è un grande Budi, perché è stato selezionato in un concorso che ha presentato Giancarlo Magalli qua su Twitch, sì, per esatto. andare a rappresentare l'Italia a Las Vegas, esatto. Mm-hmm. Prego, continua pure. E niente, è stato un concorso incredibile, in cui poi io sono diventato anche amico di Magalli, e infatti andiamo a fare le serate insieme ormai. Addirittura, penso. Sì. E niente, quindi abbiamo fatto uno show spettacolare con Magalli, abbiamo raccontato storie incredibili. Horror, mi dicevi, no? Anche. Sì. Io ho vinto, era una cosa in cui dovevamo raccontare una storia inventata, e nel frattempo vincere una partita di bowling. Di bowling? Avrei detto golf, io penso. No, avrei detto golf. È stato bello. Molto bello, io ho dominato. Ma in che senso, visto i tuoi precedenti col sadomaso di prima, non vorrei che... In che senso? Sì, io chiaramente ho raccontato una storia piccante. Il bowling e il sadomaso. Sai, io esperto. Figurati. Perché non lo sapevo. La giuria moltissimo. Infatti voglio raccontare una scena che ho visto. Sì. Avete presente, di solito nel sadomaso si usano quelle palline. Sta a sentire dove va a finire sta live, sta a sentire. Le palline attaccate una dopo l'altra, no? Sì, sono quelle che quelle mi pare i capelli si attaccano. No. Sì, conosco. Praticamente loro hanno fatto la stessa scena usando quelle palline, sì? Ma fatte con delle palle da bowling. quindi insomma. Infatti lo chiamavano Pozzo Profondo Budi in quella fiera lì, perché appunto sì. Riusciva a contenere... C'è altro che Thanos, la potenza lì era molto superiore. Bene. Fa piacere raccontare queste storie anche alla nostra chat, che di solito si annoia con le nostre storie banali. Tipo, oggi siamo andati al cinema, oggi abbiamo mangiato il sushi, cose banali veramente che palle. Che fanno tutti, sì, no, io solo cose eccezionali faccio.
Ma si passa in mezzo a quell'albero. È un, no, ragazzo, è un ragazzo eccitante, Budi, è un ragazzo eccitante. Dalle mille, sì, sorprese. D'altro notare come, nonostante il, proprio per questo suo essere fantastico e pieno di donne, lui rimane fedele a una per un, esatto, sacco, sì, fantastico, sì, sì, sì. Un ragazzo come non ce ne sono più. Infatti va a Las Vegas per sposarsi. Sì. A Las Vegas vediamo, sì. Se nel caso in cui io non vinca, l'ho già annunciato, mi sposo con un asino. Ah, con un asino. Dicevamo, senza offesa per la, vabbè, la, oh, dolce. Poi... No, chiaro, chiaro. Poi vivrò lo stesso con la mia ragazza, ma... ci vuole anche l'asino. Anche perché, sì, a Las Vegas si può tutto. Infatti. Quindi perché non cogliere la palla al balzo? Sì, sì, sì. Erano palle da Budi, dice Sior. Guarda, no, vedi di giocare, sì, che ti sto per gioco, dare, ma... uno schiaffo, Budi. Perché Budi? Scusa, scusa, Budi. Volevo dire Sior, non mi permetterei mai, anche perché col sadomaso è molto forte. Lui, se ti tira uno schiaffo ti fai anche male, secondo me. No, non si eccita. Ehi, ma Marco, io e Marco siamo appaiati. Siamo appaiati? Aspetta che ho fatto una disgrazia. Eccoci qua, eccoci qua. Ma vedrai, okay, Budi, che da questa mappa cambierà tutto. Non so se è mio favore. Che figura di merda, ragazzi. Che figura di merda. Ma è lunga, ma poi c'è il pozzo di della Di cosa morte. Stiamo parlando, Moro? Stai attento. Della fagiana, ma... No, no, com'è lunga? Che schifo. Vedrai che tu fare. Piccolo terribilante. Non è lunghissima. Come? Come, Budi? No, di cosa stiamo parlando? A me piace corta. No, no, sono gusti. Ah, vero, cioè, per carità. Ma dai! No, guarda, Marco, che siete Budi, ci siamo baciati! Marco, stavo andando in buca! L'ho fatto, l'ho fatto. Ho fatto il boogie boogie. Il Budi Budi. Io ho fatto Birdy. Ah, vecchia volta. Sono stato fortunato. Vecchio lupo di mare che fa Perché birdie. Mi hanno regalato un sogno. Pasqua Industry, sei incricchiato da una parte dove non potrebbe essere, in teoria? No, mi sa io. Ragazzi, non fatevi troppe domande, insomma, lo sapete che quando c'è Budi, avendo lui una vita così fantastica, dobbiamo cercare di estrapolare il massimo. Eh sì, dai. Sì, sì. Storie sono importanti, bisogna raccontare le esperienze di vita. Certo, non si può parlare sempre solo delle cose banali, dai. Infatti, cioè, noi spesso ci chiedono, tipo, infatti, cosa hai mangiato a colazione, sì, il nostro cosa... colore preferito. Sì, sai, sì, che io sono 6 mesi che non mangio? Come mai? Perché perché non ho gli altri di mangiare. Ho detto, vabbè. No, sono scelta alla mangio. Fine, comunque. Sono scelta. E come, sì, ti, sì, tiri su? Mi tiro su? No, dicevo, no, siccome stai raccontando molte storie, oh, piccanti. Vinto, aspetta. Aspetta. No, Budi! Perché Pasquindri si è rimasto bloccato. Dai, Budi. Ma per due punti, ma poi voi disgraziati eravate davanti, siete finiti tutti dietro. Vabbè, ma io non sono mai stato, ma ho fatto cagare tutto il tempo. Comunque, dicevo, Budi, come ti tiri su? Mi tiro su, cioè, io sono anche un grande atleta e quindi, sì, mi tiro su. Ma come ti alleni? Yoga? 2, 3, 4 minuti al giorno faccio... Cosa fai? Tiri su... Un pochino di atletica. Ah, ok. Ma così, sul, sì, posto proprio. Sì, sì, sul, sì, posto, sul posto. Corsetta sul polso. Oh, sul polso. Sul polso. Sì, sì. Infatti Buzz Lightyear lui. Salire e scendere i gradini. Bene. Sì, sì, io penso che l'altro giorno guardavo... E il pisello come lo tiri su invece, Budi? Quello sono delle tecniche. C'ho l'Instagram The Mike, si chiama. Ah, ok. Molto bene. Lui è motivazionale. Okay. Basta quello, sì. Spesso e volentieri. Sì, basta, cioè, ho visto una story sull'altro giorno dove proprio era lì che diceva su, facendo il gesto col pugno. Sì. No, infatti, guarda che parlavamo dei piselli. Gesto... Chiaramente stiamo parlando dei piselli, ci mancherebbe. Piselli, sì, quelli, sì, quelli verdi. Cioè, non da mangiare, perché, cioè, uno stasera, potrebbe dire... Ah no, erano fagiolini quelli, scusami. Sto zitto. Mi ha scritto che dolore, come mai? Ma, non lo so, mi sa che non hanno afferrato bene il discorso, altro, a differenza di quelli che ne ha afferrati. Ho letto l'articolo di uno che ha fatto l'allenamento di Saitama per non mi ricordo quanto tempo, è diventato fortissimo. Però non è diventato pelato. No. Mi sa che quella è un'invenzione. No, no, ha funzionato in realtà. Anche perché, vabbè, alla fine per erano mesi. Tipo 10. Sì, 3 mesi erano. Erano alla fine erano tipo 10 km al giorno di corsetta.
addominali e flessioni. In realtà è una cosa molto normale quello come che dice Saitama. Sì, esatto. Sì, sì, aveva 4D aveva addominali. Mi sa che Hollow è crashato, dicono. Ah, ma è Sonic? No, è lì. Sì, è la mappa di Sonic, ce l'ha scritto. Era tra le più votate. 100 addominali, 100 flessioni. 100 addominali, sì. Tu lo vedevi Fiorettinelli, invece, Budi? Cos'è Fiorettinelli? Ah, non lo vedevo. Tu lo vedevi quelli dell'intervallo, Budi? No. Ma Budi, tu di che anno sei che non mi ricordo? 88. Ma che età, vecchio, Budi. Ragazzi, cazzo. Che vecchio. E certo, 88 vecchi, per gli uomini. 88 per gli uomini. 88 anni, addirittura. 88. Ah, giustamente 88. Ti tieni bene. Con poi vario, insomma, l'età è un po'... Vario quello di... l'amico di Mario. Sì, esatto. Lui è una grande ispirazione di Budi, lo segue sempre su Instagram anche. Sì, oh, seguite ma qui non sto partendo. Shout out in chat. Grazie Pio, molto gentile. Grazie anche paranoia. Grazie paranoia, grazie anche a te. Qua non sta succedendo niente, sarà Budi che ha rotto il gioco solo per arrivare prima. Attenzione, cambiate la schermata, beutta uguale. Forse è peggio. Perché il Caputeremone è a sinistra rispetto a noi? Era? Infatti non ho capito. Ma perché voi lo vedete bene il gioco, io no? Non lo so. Andiamo a vedere. Signor Pio, ma mi hanno buttato di sotto, ma vergogna. Grazie mille entrambi. Siete veramente dei ganzerecci quando fate le subscribe. Se volete entrare anche nel gruppo Telegram, è lì linkato. Esatto, è lì Lilipad. Cioè che sono crashato. Oh. Dai, Budi. Budi? Ah no, eccomi, permette. Bravissimo, è partita. Che colpo di reni, si è ripreso. Che Tony Reni. Un colpo incredibile. Sono stupido, ragazzi. Io ho già perso un tiro, perché... No. Dove devi andare qui? Qui sotto, piano piano. Ma dai, ma mi toccano. Budi, mi hai toccato tu? No, io sono arrivato adesso. Veramente un vecchio lupo di mare. Fatto sì, sì, sì. Sai com'è? Se posso, tocco. Ah, miseria. Ce lo fa. Se posso, tocco, addirittura. Pensa un bambino che... speciale, mi dicono. Io, non, io mi sono offeso, a me hanno detto. Ah, oh, non ti offende. Ciao, Matt. Guarda, sono già ultimo. No, io sono ultimo. Oh, Mike. Purtroppo. Questi non vincono mai, sti due incapaci. Oh. Poi le sfide devo fare. Ma io sono primo, Marco. Poi bisogna un esperto di basket come te dovrebbe farcela. Ma guarda che... Oh, sono un esperto di basket come te. No, troppo, che palle. Quelle di Budi? Sì. Quello. Belle sostanziose. Sì, belle di carne proprio. Mm. E ho buttato dentro un mio amichetto. Me... Ah no, eri tu. No, Marco, io effettivamente io a te ti vedrei bene come cantante di quelli che amano le ragazzine. Cosa? Che specifica sei. Il dato del pedofilo, grazie. No, non che... Ma come? Allora, scusa, ma che personaggio state descrivendo qui? Ma poi in che senso le ragazzine? Tutti i cantanti piacciono. Ma non è vero. Ma poi perché avete... Cos'è il collegamento cantante e ragazzine? Tipo Justin Bieber, hai presente? Justin Bieber è un ragazzino. Io sono un bel tipo... Non credo più sia ragazzino ormai. Effettivamente, dato a Justin Bieber, quelli che piacciono pedofilo. Alle ragazzine sono i ragazzini, scusa. E io non sono un ragazzino, quindi come funziona questa cosa? Io posso fare quello delle, ah, delle mi vecchie. Mi fate un esempio di un cantante non ragazzino che piace alle ragazzine? Non lo so. Sono Fabrizio Moro, sono. Ma Fabrizio Moro è un po' vecchio. Piace... Non piace la ragazza. Ma come Nelson, Franci? Ma come Nelson? Nigiotti, dicono. Ma Nigiotti piace anche alle vecchie, Nigiotti. È cantautorato. Il cantautorato lo ascoltano i vecchi, e io. Ma che mai Mengoni. Marco Mengoni. Ah, c'era il trucco. Ultimo, sono no, tutti, ultimo porca no. Miseria, Lieser. Cosa ho fatto? Saltano indietro. Ti ho tamponato. Dai, dai, freno. Ma come si va dall'altra parte? No! Ok. No! Devo fare una cosa. Ma tanti pazzi! Ma tardi now! Mogol. Neck. Ah, ecco, si levi. Mi levo. Neck, effettivamente ci sta. Sono Rita io. Beh. Ci stanno, forse. No, non cadere. No! Ma perché? Cos'è andato sono storto ora. Rispetto a prima? Sono Martufello? Grazie. Francesco Rengar. Lo di League of Legends. Come Salvini, ragazzi. È un cantante? Da quanto? Ma dai, sono tornato di sotto. Mozart. No. Ed Sheeran. No.
Ed Sheeran piace alle ragazzine, Marco. Ma, no, ma è brutto Ed Sheeran. Ma che c'è? Guarda che ha il suo fascino. Non t'azzardare. È brutto. Ragazzi, è brutto, il dai, però è brutto. Ha il suo fascino. Come Esprit, esatto. Lo vedrei bene in una boy band. Voi no? Come, sì, come bacchetta delle batterie anche io. Bacchetta tra le gambe di un batterista. Io Esprit l'ho visto anche a TwitchCon. Ha un fisico statuario. Non so da quant'è che voi non lo vedete. Ma lui è culturista, eh? Non lo sapevi? Infatti. Beh, nel senso che è una cagata in questo senso. Altro, io sto aspettando... io sto aspettando che Esprit mi passi le clip che ha registrato lui al TwitchCon per montare il vlog, voglio. Che ancora non ho potuto montarlo. Quindi andate da Esprit e dite gli Esprit, vedi di muovere il ciappetto, eh? Ma infatti al TwitchCon l'ho visto a un certo punto, in mezzo alla gente, che si stava riprendendo... il pisello. Bello. E adesso bello. Questo è per Moro che deve poi editare il video. C'ha 11 piselli. C'ha 11, punti. C'ha 11 punti più di me. 10 anzi, Budi. Troppo forte. No, sono uscito. Dove sei andato? Orca miseria, chi mi spinge? Chi mi spinge? Kimi Raikkonen. Ah, maledizione. Non lo ricordate Kimi Raikkonen? Ho detto una cosa intelligente. Beh, sulle macchine. Qui da ancora? Ah sì? Non ha 96 anni, tipo. L'anno scorso era in Ferrari, non so se adesso c'è ancora. Era in Ferrari! Era in Ferrari. Che orza. Che par che ho fatto, mamma mia. Kimi all'Alfa Romeo. Ah ok, quindi c'è ancora. Un bel nome, Kimi, ci chiamerò mio figlio. No, dai. Kimi? Sì. E poi gli canterò a Kimi... Chi mi dice? Ma non era così! Ma era tutta sbagliata la frase! Non era... A chi? Non era? Non era... A chi? Cos'è? Aspetta, adesso sono sicuro! Dice. No, era... A chi mi dice? Cos'è? A chi? Cos'è? Wow! Vabbè, comunque... La quindi anche Marco fa Twitch Things! Io certo, Marco, ma io sono un campione! Certo, ha voglia! Bello. Ma io sono Platino. Imbecille, ma che dice? Sono da. Ma Moro è primo. Certo. Sono bello, primo mezzo. Speriamo. Quella cosa verde nel mezzo, che cos'è? Credo sia un tappeto di marijuana, però non sono sicuro. Ah, ok, ci va. C'era il tappeto di fragole dei Modà, questo è il tappeto di marijuana. Ma che tiro magico la che palla? Faccio. Pem! Oh, no, la palma di merda! All in one. Beh, oddio, la palma sì. All in one. La palma è stanto certo, di cappello. Perché Budi tu non guardi la mappa. Non ho guardato la mappa. Io ti ho sentito, Morelli, adesso lo ripeterò. Insomma, lo sapevo che l'avresti detto, tra l'altro l'avrei detto io. Io non capisco. No, infatti, guarda, siete veramente dei volgari. Ma mi sembra di fare una pista diversa a me. Dai, che la voglio fare all in one questa, anche se è il quarto tentativo. Tipo, beh, la Palmas, a parte che è fidanzata con Magnini, che è un altro bel figliolo, eh. Beh. A te ti piace Filippo Magnini? Sì, un bel figliolo. Bel figliolo. Poi il nuoto è il mio sport preferito. Sai che anch'io ho fatto campione di nuoto. Hai fatto il campione di nuoto. Ti sei fatto un campione di nuoto. Proprio. No, ho fatto campione di nuoto. Vabbè, sono gusti alla fine, Budi. Nel senso, gareggiavo, tutti facevano stile libero. Sì. E io ero un campione e di tu tuffi. Quale stile hai scelto, quindi? No, io facevo i tuffi. Però nella vasca dove gli altri stavano nuotando, gli rompevi le balle e gli cadevi. C'era Magnini lì che nuotava, sì. C'era tutti a rompere i coglioni. C'era tutti che facevano la gara e lui cadeva dal lato come un caccone. È andata così. È da lì che hai conosciuto poi Federica Pellegrini e adesso sei a Tussique Valles, lì come si chiama. Sì, no, le ho lasciato io lo spazio perché altrimenti... Tra l'altro, senso. Io avevo saputo anche che tu, Budi, avevi partecipato davanti un altro. Sì, anche sì, facevi come tonno era. Come tonno. Grazie Filippo, grazie mille. Grazie Filippo. Grazie Filini. No, ma Budi non faceva la bonus? Io ero rimasto a quello, eh. Sì, quella con le tettone, sì, ero io. Anche perché l'altro è Bonolis, ecco. Quindi voglio dire. Sì, ah, quando abbiamo Bananones. Oh, wow. Tu sei più team Laurenti o team Bonolis, Budi? Mm? Dico, sei più io team Laurenti o team Bonolis? O guarda. Team Booktu? Più team Booktu, guarda. Vediamo se risponde giusto, Budi.
dai due. Ma perché c'è una diatriba in atto? No, scusate. No, vabbè, così per curiosità mi è venuto in mente adesso. Siccome okay. I nostri fan sono molto attaccati alla religione. Ah, ok, la religione. Quindi. non saprei cosa dire, perché qui lo so che poi mi faccio delle inimicizie, sai com'è? Bisogna stare attenti con questa. Dai Comantis, sì, sì. Quindi. Uno ha scritto Vodafone in chat, non so come. In che senso, ma. Team, hai capito. Ah, ho capito. Scusate. Ah, è una battuta la sua. Sì. Ma io sto tirando a caso, magari devo smettere. No, fai. No. Ma tu sei mai finito in televisione, Budi? O hai mai fatto qualcosa in TV? No. Che vita triste, mamma mia. E tu? Mamma, Marco, certo, sì. Ho fatto Sanremo. No, Marco, tu mi dicevi una volta, sei finito in TV. Fabio Calle, grazie mille. Io ho fatto Uomini e Donne e Avanti un altro. No, seriamente? Sì. No, io invece in TV ci sono andato una volta. Cosa hai fatto? Ero Telegenova. Grazie Attila. A Telegenova eri? A Telegenova è una trasmissione di calcio. Di calcio? Perché io ero quello. Il cavaliere Assunzio, prendevano dei ragazzi e gli facevano fare la gara di palleggi. Ah, sì? E io ero quello più forte della mia squadra. Ma a me è capitato una volta che sono finito in TV. Cioè, non è vero in realtà. Però ero al derby del cuore. E vabbè, quindi. Ma scusa, se non sei finito in TV. No, perché comunque ho fatto 3 palleggi. Ah, vabbè. Vabbè, e non ho la tensione. No, vabbè, c'era stato quando ero quando c'erano i, come si chiamano, i giochi senza frontiere. Stefano, a giochi senza frontiere l'avevano fatto in Calabria, io ero lì e registravo. Ma c'era quando c'erano. Sì. Bellissimo, hai visto Under Frontiere. Però questo è vero, è la verità. Perché com'è stato l'ultimo? Sono stato a giochi senza frontiere. Sarà stato tipo nel 96. Dice Stefan di non è una bugia, è per davvero successo. Ah, ci ha provato, non t'ha preso comunque. È vero che poi erano anche tornati fino al 99. Erano alle Castella quella volta lì, ero in Calabria e... Fino al 99, ma così tanto. Io ero piccolissimo, perché avevo neanche 10 anni. Tantissimo, però... Amici, sto veramente facendo della cacca pesante. Io ricordo un sacco anche mai dire Banzai. Vabbè, no, Takeshi. Vogliamo le prove, ragazzi. Era il 99. Che prove volete? Non esisteva ancora. Come te le davo le prove? Il dittalogo. Cosa dici, Moro? Che siamo in live. Esatto. Il dittongo. Sì. Io sono con la mia classe del liceo. Una puntata di Mela Verde. Cosa, Pier? Bello. Mela Merde. Hai conosciuto Giuliano Ferrara? Immagino di sì, si è fatto Mela Verde. Ellenidig, no. L'hai conosciuta Ellenidig? Ecco, magari... è vero, avevate Ellenidig o l'altro che non mi ricordo, Raspelli lì, come cacchio? Raspelli. Era Raspelli, Giuliano Ferrara. Era Raspelli. Ah, tu l'hai detto convinto, Giuliano Ferrara? No, è perché non mi ricordavo come si chiamasse, solo che sono grassi tutti e due, allora. però, si dice diversamente Mario. Va bene. Dice diversamente Maghi, hai capito? Maghi. Tra l'altro io adesso non vorrei dire che Budi si chiama Budi the Mage su TS, ma si chiama Budi the Mage su TS. Fa un po' cringe questa cosa, ma vabbè. Anche perché il vero mago si sa che sono io. Sì, certo. Grazie Darkseid. Grazie Darkseid of DS. Perché la vedete in anticipo voi la sabba? Grazie mille per i complimenti al video, ragazzi. Grazie, Dark. Molto Le abbiamo bloccate, la sub. Cioè, le mandiamo noi a mano. Tra l'altro, è uscito oggi il video dei box, mi raccomando. Andatelo a vedere. È vero, del box office. Solo per questo periodo. Parliamo del box office mondiale. Budi l'ha visto, tra l'altro, il nostro video. Gli è piaciuto molto. Dice la parte preferita, per favore. Allora, la parte preferita è stata quando Moro, cade. E cade? Cade di testa. Cade di testa. Sì, sulla scatola, no? Cioè, sul box. Cade di testa, bellissimo. Era un sacchetto, Woody. Non c'era una scatola per davvero. Ah, era un sacchetto. Vabbè, ho visto male. Ho visto male. Beh, comunque... può capitare di vedere. È comunque il mio video preferito. Lo consiglio a tutti. Grazie, che gentile, Woody, che gentile. Fortuna che non lo paghiamo per venire qui. Ragazzi, ho fatto una bella mira, Marco. Ah, che faccia di culo che sono. Ho beccato la Palmas. Magari. Beh, c'è di peggio. Ma mancarla non magari, è difficile. Diciamo amici, comunque, se siete donne assomigliate alla Palmas, potete scrivermi su Instagram, grazie. Ah, eccolo là.
Posso fare un annuncio una volta nella mia vita. No, ma complimenti, sfrutta la tua posizione di uomo famoso, di VIP. Sono anche un cantante per le ragazzine adesso, quindi diciamo un po' di pubblico femminile ce l'ho. Amici, comunque io prima o poi voglio assolutamente giocare con Budi a FIFA. Oh, anche prima o poi voglio giocare con Budi a FIFA. In realtà Budi ci ha lanciato una sfida. Budi ci ha lanciato... di fare una sfida su Football Manager. Guarda, Football Manager. Sai che lo volevo streamare, guarda. Anche io voglio streamare Football Manager. Football Manager. Ma detto, quando è allora, io mi ricordo che ho giocato a Football Manager 2012, mi pare, e avevo portato il Monza in Serie B, o in Serie A, non mi ricordo. Bellissimo. È un gioco ottimo da streamare, penso. Sì. Molti momenti di pathos, di ansia, anche un po' di paura, se posso. No, ma questa mappa è un culaggio. No! Aspetta, però sotto si va avanti. Da te ho lato. Va bene, anche tanto. Ma qua dove dobbiamo Mark, andare? Vai. Dietro, Mark. E vai dove? Dietro, lo hai dato a Moro. Come si danno i consigli, come sono carini. Non così forte, però. Vabbè, non me l'hai detto, dove. Sono spedito. Ehi, qualcuno mi spinga. Ma porca miseria. E dai! Oh, signor, guarda, ti meriti un pugno negli occhi, guarda, per queste battute. Io devo decidere. Ragazzi, no, che... mi avete tolto dal buco! Grazie, ma dai! Siete veramente delle gemme di Thanos. Grazie, Void! Che poi non sono di Thanos, in quanto... Devo ancora scegliere che gioco fare il venerdì notte, adesso. Il Pordenone in Serie B, a proposito. Fare la saga. La torta? Sì. La torta Sucker, deve fare? Buono, ma che spacchio. Come che spacchio, Moro? Che vuol dire tutt'altro in siciliano, non dire. Come? Dove dici in siciliano? Non ve lo dico, è una cosa volgare. Ditelo voi in chat che siete più volgari. Ma perché glielo fai dire allora in chat, scusa? Certo. Vabbè, glielo dico io, possono farlo. Marco, che diavolo. L'hanno scritto anche in maniera piuttosto pesante. Diretto. L'hanno scritto proprio mirato. Ok. L'ha scritto mica Egisto. Sì, esatto. Da cosa l'hai capito? Comunque sì, lo spacchio è una cosa. Sì, lo spacchio dove vai a comprare le cose. E che lo spacchio, non la spacchio, allora? È lo spacchio. Cosa ne capisci? Ma come la minchia. Ma perché sarebbe è... l'apertù, lo spacco. Ah, ma non lo so, in realtà se vuol dire quello. Non sono siciliano, però. Proprio imparare. Signor, non essere grezzo perché ti abbasso le mutande, eh? Ma scusa, Lorenzo, in che buca è? Ma guarda. Ma non lo so. Scusa. Amici, sono ancora terzulti. Ma lo sta vincendo? Guarda, incontrastato. Come l'hai detto? Incontrastato. Sono ineluttabile. Ragazzi, non dite scurrilità, Spoiler. Ma questa è la buca che abbiamo fatto... Ma scusa. Ma c'era una scorciatroia lì, l'ho vista. Ma non è la buca che abbiamo appena fatto. Io ci sono andato per sbaglio. Però siamo perfetti. Grazie, nella Marco. Nostra imperfezione. Ma che fregatura. Ragazzi, io ho fatto buca in uno perché qualcuno... Ma Budi, sei un volgare. Cioè, non volevo dire ma destra di cazzo. Ma destra. E toi. Papà? Guardate, chi è stato il pinturicchio? Comunque, amici, adesso lo voglio... C'è ancora Ramonza in chat? Non lo so, c'è ancora, penso di sì. Perché Ramonza mi ha detto che io sono un papà gay. Aspetta che c'è... Un papà grazie voi, Frick. E grazie a Teo Greg. No, ha regalato la sub. Come buono lei. Biscottone più o meno. Biscottone, sì, più o meno. Sì. Grazie mille. E poi c'è anche... Ah no, biscotto dottone era in realtà. Biscotto dottone. Un papà gay, perché c'è un gioco dottone. Dove ci sono dei papà gay. Tu devi giocare, devi usare questi papà gay e fare la vita catano. Con loro. E a quanto pare uno di questi papà gay sono io. Ha scelto Twitch. Che bello. Bello farlo scegliere Twitch intanto. Guardate chi è primo. Di nuovo Budi. Dream Daddy, esatto, Dream Daddy. Ma guarda, solo perché hai avuto culo, Budi, Senza dubbio. Si lancia a caso senza guardare la mappa. Brava, Isa. Io ho visto. Figurati, sei amica di Martina, lì. Figurati se non sapevi di gay, tu. Che? La massima esperta, Martina. Troppo, qualcuno l'ha spinto. Io ho fatto giusto. È un gioco, bottone. Tra l'altro... Chi l'ha giocato è anche bello, cioè, penso sia un bel gioco. Ma come chi l'ha giocato è bello. Ti deve piacere il genere, però è un bel gioco. Come si chiama? È Dream Daddy. Fallo in live, Budi. Lo farò in live? Sì. Va bene. Esatto, Isa. Poi non so, ditemi chi ci ha giocato, però mi sembrava piacesse, insomma, come gioco.
Sì, era comunque piacente. Io sta di fatto che sono piacente. Uno dei papà che puoi scegliere nel gioco, a quanto pare, a detta di Ramon. Ah, va bene, te ho che ciuff! Mamma mia! Ciuffo. Michael Pisel! Michael Pisel! Michael Pisel! Michael mai, Pisel. Mai, guai! O amiche che ci hanno giocato. Pier, di chiaramente che ci hai giocato tu, non ti imbarazzare. Sì, esatto. O amiche che ci hanno giocato. O amiche che ci hanno giocato. Barazzante. Anche fate le cosacce su... Quello dei carcerati era... A Way Out era. È molto bello, l'abbiamo fatto... L'ha fatto anche sì. Woody, tra l'altro. Io l'ho fatto... E basta, così, io l'ho fatto. Ma cosa ci parliamo Woody, a ma fare? Non ti piace niente a te, no, solo i giochi di carte, no, solo quelli PPP con le carte. Bruttissimo quel gioco. Ma come è bruttissimo? È stata la serie più bella del canale. Veramente. Non è sceno quel gioco, ragazzi. Non è sceno, ma detto qui. Solo perché uno ha il naso grosso, lo sta dicendo. Dove... sì, io ed ero io, tra l'altro. Se avete il naso grosso, ragazzi... piacete. Come ha spinto? L'ha fatto anche Markiplier, Dreamdaddy. Non seguo Markiplier. Ma che palle! L'hanno fatto solo per, cioè, le ragazzine poi sono tutte eccitate perché l'ha fatto lui, mica... Io ancora non capisco... Bruttissimo come gioco. Ma anche Markiplier è bruttissimo, va bene? Dissing, basta! Non so cos'è Markiplier. Non è vero, coraggio. Non so cos'è! Non è vero, scherzo. Però se volete lo diss. No, no, è anche perché è leggermente più grande di te. Non di altezza, perché sembra un nano dai video, però... Ok, che dici grosso, che è proprio grosso. No, è grosso comunque. Vabbè, però. Ma anche io. Ah, infatti, Budi. Ma tu sei campione internazionale del sadomaso, voglio dire. Cioè, avrai un bel fisico. No, sadomaso bodybuilding, poi, eh. Sadomaso... Non è un sadomaso. Come funziona? Su... Tiri su le donne, gli uomini, come fai? Sì, tiri su le donne e poi te le sbatti addosso. Cosa? Cosa? No, non è una cosa fun. Ma come, Budi? Ma scusami! Ma davanti a un botto di gente dici ste robe, ma scusami! Ma che discorso? L'ha veramente detto, eh! Alzi la dove te ne sbatti! Guarda, adesso dalla mia stream deck farò una clip con un semplice tasto. Non è visto che è completamente che embriaco, completamente! Fuori di, come un melone! Niente, ragazzi, quindi sappiate chi seguite, insomma. Al Sirenone te le sbatti addosso. Che romantico. Che uomo d'altri tempi. Chi è che mi ha spinto? ho capito. Chi è che mi ha spinto? Dopo queste cose, anche io ti spingerei. Marco, in che senso? Nel senso sessuale. Come in che senso? È bravo, questa bravo. Basta chiara, guarda. Ma poi perché si dice fuori come un melone? Sono sempre fuori i meloni. Sarà il fresco. È una verdura. E però... perché non fuori come una melone? Il melone è una verdura? Beh, è un frutto. Frutto. Woody ha detto una verdura? Ma che l'ho sentito dai. Io. Vabbè, ci può stare. Come ci può stare? Di dove? Lo mangi come verdura. Lo metti il melone. Se lo mangi come frutto. Io lo mangio come frutto il melone. Cioè, la verdura il melone. Lo mangi come verdura vuol dire. Lo metti nell'insalata. L'erba cotta. E il melone lo mangi col prosciutto, scusa. Lo metti anche... Vabbè, non è una verdura perché lo mangi col prosciutto, scusa. Tecnicamente il melone si mangia praticamente solo col prosciutto. Ma comunque, fuori di melone. Comunque non vuol dire niente, secondo me, Corno. Cosa vuol dire fuori? Ho fatto una cosa favolosa. Che io sono ma che inchiolata, ma la buca era sopra. Era sopra, ma siamo finiti sotto. Ma scusa, ma qui è difficilissimo. Io ho seguito mai. Ma cos'è sta Gardaland qui? Dove andiamo? Ma siamo tornati qua! No! Ma dai! La fregatura? Eh sì, non l'ho fatto. Diego Armando Merendora ritorna. Grazie, Diego! È il mio preferito, Diego Armando Merendora. Diego è un grande nick, va detto. Un po' vi invidio, che vostro sub. Quindi stai facendo pubblicità occulta alla Nvidia? Sì. Nelle nostre live. D'altronde bisogna comunque fare gli soldi. Anche da noi, giustamente. Aspettate un attimo. Ma ne parlavo prima con Moio, mentre eravamo aveva detto che avete fatto 83.000 euro. Sì, 83.000 euro. Sì. Beh, ma siamo ricchi noi, Budi, lo sai. Sì, 83.000 euro meno gli altri. E ha detto spagnolo perché fuori di melone in spagnolo si usa per dire che si è stupidi. Ma anche in italiano anche vuol dire italiano. Che si è pazzi. Fuori di melone. Vabbè, più o meno. No, sì, esatto, più pazzi. Che però più o meno. Quante cose che si imparano nelle nostre live.
tipo che Budi si sbatte le donne, ma ha detto lui, voglio dire, non voglio essere scurrile, ripeto. Ragazzi, mi sono innervosito, basta. Mi dissocio. Ti sei innervosito per colpa del melone e una verdura? Certo, è un'onta incredibile, una vergogna. Era così facile, raga. Mettimi questi meloni in mano, fai come l'ortolano. Infatti comunque nell'insalata ci metti anche il melograno, le mele, la pera. No, infatti. E sono comunque, rimangono comunque frutti. Tra l'altro voi d'estate, qual è la cosa che mangiate di più d'estate? D'estate? Sì. Insalata di riso. La porchetta. Come la porchetta? La porchetta, ragazzi. È troppo buona la porchetta. Ma d'estate diventi unto. Vabbè. Ma il gelato con la porchetta al massimo ti puoi mangiare. No, gelato con la porchetta. Ma la porchetta tu... aspetta, cosa intendi? Perché la porchetta... Perché dopo quello che hai detto potrebbe essere tutto. La porchetta è maiale e arrosto. Esatto, vedi che tu siamo anche secondo me, anche per me la porchetta è il maiale arrosto. Esatto. Vabbè, per me la porchetta è il maiale arrosto. No, perché quella lì è la porchetta di ariccia. Mentre la porchetta la gente intende il lombetto. Cioè l'affettato, il salume. Come il cerume, che schifo. No, il cerume, no, dai. Ma che schifo. No, ma nessuno, chi è che... Che bella parola è taragna. Polenta taragna. Da altre parti butti la porchetta e salume. Il salume, sì. La porchetta, la cosa importante della porchetta è che va mangiata con la cotenna. Cacchio, se sì, che buona la cotenna della porchetta. Tanto che da me belli ogni giovedì, come Michael, ci si può diventare. Ogni giovedì, quando ragazzi, ero piccolo, c'era una skill. Credo anche ora, no? Ogni giovedì c'era sempre il carrettino del porchettaro della Rovere. Ah, era già famoso dentro. Sì. Sì, che... Io della Rovere non lo posso dire. No. Non va per me. Ho fatto uno in buco. E però cacchio, che porchetta buona che... Ma che è successo? Ma qui c'è stato un... A me piace davanti. Allora, a parte la che caprese pare. Cioè la caprese ci sta d'estate, dai, cioè, tutti. A me d'estate piacciono le pizze fresche, sai? Come sono? In che senso? Sì, sono? Sì, le pizze fresche. Tipo, dove andavo al mare facevano la pizza tipo marinara, no? Con sopra poi mettevano ma Giorgio poi cioè la lattuga, i gamberetti, la salsa rosa e le fette mamma, di... Mamma, la salsa rosa io la voglio anche nel latte. E le fette di limone. ed era buonissima. La pizza alla fine non si sentiva quasi più per niente, però nel complesso era... Cioè, insalata con gamberetti e un po' di pane. Ma guardate, vai, Giusto, sta aspettando, non lo so. È inchiulato. C'è anche Lorenzo Abali in fondo. Bello che se fa uno vince, Lorenzo? Se fa due pareggia. Bravo Lorenzo, ma che centro perfetto che fa. A me piace molto anche... No, ha vinto Vargas. Insieme a qualcun altro. Ma non è possibile, guarda. Lo conta, Come si chiama? No. I gamberetti, l'insalata con i gamberetti. Insalata maionese gamberetti d'estate. Mamma mia. No, insalata salsa rosa e gamberetti. E la salsa rosa non l'ho mai... Vabbè, alla fine bastava un po' di ketchup, maionese e rum per fare la salsa rosa, non è che... Io il rum non credo di averlo mai messo quando l'ho fatta a casereccia, però... Allora, salsa rosa... Allora io mangio la carbonara ma senza l'uovo, va bene? Ma ci vuole l'alcol, io non ce l'ho il rum a casa, cosa ne so io di rum? Mio papà non beve, io non bevo. E vabbè, ma lo si usa... dentro. Ah, che cazzo. Aspetta, prova a vedere. Guarda, l'unica che beve a casa è mia mamma, ma beve un bicchiere penso all'anno, l'ho vista avere, forse. Sono le 4 ultime. Vabbè, ma il rum lo tieni in casa per cucinare, come l'alkermes, come il vino. Anche se non bevi, ce l'hai in casa per Amici, cucinare. Facciamo la gara quella intermossa. Eh sì, solo noi. No, facciamo quella con tutte le cazzate. Ma intermossa però la facciamo. Fai entrare anche la gente. Ah, vabbè. Ho scritto una password veramente a caso, non la so adesso. Allora sei un barbagianni. Ma sì, andiamo noi, facciamo tra di noi la sfida santi, finale. Metti le palline esagonali. Aspetta. Custom on. Ma la grappa per la pasta al salmone, no, la vodka. La salsa rosa si fa con la salsa Worcestershire. Winchester. Ma non è vero niente. Worcestershire. E metto però metto come? No, ma come ti permetti?
Comunque anche in casa mia non beve nessuno, abbiamo tutto, tutto le app, le cose. Ma se tu sei un alcolizzato, scusami. Vabbè, ho capito. Io ho finito il whisky. Dovevo ricomprarmi il whisky. Cosa ho detto dopo? Ho ordinato su Amazon. Io bevo la grappa. Ora, mia madre ha sempre usato la grappa, ma mai la vodka perché è un po' più delicata. Ma la vodka, cioè fai le pennette alla vodka di solito. Ma le pennette le fai col motorino, comunque. Efficiente. Che... Sono stupido. Ma non hai messo i salti, Liezza. Ho messo la gravità al minimo. Oh! Ma dovevi mettere i salti? Non potevo metterli. Come dava il prompt. Ma la palla vola. Eh sì, no, perché se l'hai la gravità. Poi. Sì. Ma cosa? È metà della gravità e la palla un è un casino. Strano. Ma dai! No! Sì, perché non ruota. No! Guarda, ne provano tutte per farmi perdere. Moody, sei veramente scarso, hai fatelo dire, veramente imbarazzante. sì, sì. Recoba è arrivato. Come va il fantacalcio, Moody? Schifo. Anche a me, perché abbiamo tutti e due la stessa squadra, quindi siamo andati in declino tutti e due. Sì, le ultime giornate, schifo. Ah. Io sono stato primo tutto l'anno, adesso mi ha raggiunto anche Liezar, che adesso... è una fece. Ehi, Google, qual è la ricetta della salsa rosa? Tanto io nel frattempo finisco, Tranquillo, ma Budi, io ti non sto riprendendo. Non sono sicuro della risposta. Ecco cosa ho trovato sul web. In base al sito webcucina.fantacalcio.it, la salsa rosa o salsa cocktail è una salsa molto gustosa dal sapore delicato e inconfondibile. Gli ingredienti base sono la maionese, il ketchup e il cognac, a cui vengono poi aggiunti senape, salsa Worcestershire, in alcuni casi. Vedi? Fresca da cucina o yogurt. Ma troppo. Se desideri altre informazioni, puoi cercare. Quante cose ci mettono? Basta, basta, che ti spoilerà Endgame. Sì, veramente. Anche per un momento ho detto, ma ecco cosa ho trovato. Su Endgame. Esatto. Facciamo perdere. Però mi è piaciuto che Alizio si è scusato dicendo, non ne sono sicuro, ma... Eh sì, perché si deve tutelare. Eh no, sì. Può essere una cazzata, però su internet ho trovato questo. Amici, sono veramente Barabba. Ma sono fortissimo. È andato nel mezzo? No, ho fatto dal mezzo. Cos'è, vuoi rubarmi le mosse? Ma che è succeduto? Tanto vado a casa. Occhio. Budi, guarda che non sei Roberto Carlos, dovresti essere Tiger Woods. Woods. Bravo, bravo Budi. Quasi. Ehi Google, cos'è la salsa Worcestershire? Ma Budi, sei a 20? La salsa Worcestershire, o anche salsa Worcester, è una salsa Worcester leggermente piccante, che prende il nome dalla contea inglese omonima del Worcestershire. Ah, vedi? Cos'è il Worcestershire? Ho sbagliato! Arrivo Liezar molto lentamente. Occhio, sono il campione troppo. Con questa pallina esagonabile, comunque. Io faccio schifo. Non sparare troppo, ok. Sono perfetto, guarda. Niente, qua non va bene. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ehi, Budi. No. Ma guarda che veramente imbarazzante. Come il commissario dei Simpson, sì. Guarda, Budi, sei quasi lì, Bravo. Sono qua, Etto. Sì. Quanto, dai. Buono. Non è malissimo. No. Ah, qui c'è la tecnica arca puttana. Ehi, ma io ho tirato al massimo. È andata bene. Ma che cazzo. Sta gravità delle palle. Delle palle da golf. E poi voglio dire, sta gravità chi l'ha decisa? Magari non è così grave. Cioè, dipende dal caso, voglio dire. Non è che... Dipende dalla gravità. Esatto. Alla E. Budi, guarda che se sono perdi questa devi fare una penitenza gravissima, È vero, certo. Sì, scusa, guarda, tutte le fan le usano per sconfiggere. Cosa? Ho sbagliato. Allora, Budi, se questa qui la perdi, devi fare una storia su Instagram. Nudo? No. No, non nudo. Devi fare una storia su Instagram dove fai vedere alla gente il tuo codice PIN della carta di credito. Va bene. Ovvio. No, allora devi fare una storia Instagram in cui a me amoro perché Liezza non ha partecipato, quindi fate i suoi.
devi fare una storia in cui ci vanti a me a Moro. Dici, consigli di iscriversi. Sì, ci deve vantare. Devi iscriverti al loro canale perché Moro e Mark fanno questo. Va bene. E se citi Esprit o Liezar, ti querelliamo. Ok, ok. Esatto. Ma io potrei farlo apposta, così mi querelate e divento famoso. No, diventi querelato, è diverso. Ma che cazzo si arriva di là? Oh, ho saltato. Ah. Seria. Qui mi recupero, Buggy. È la l'ultima buca questa, quindi. Tanto io non ho detto che noi dobbiamo fare la penitenza, te la deve far lui, quindi. Ah, certo, così si fa. Sior, se mi seguissi su... Se ti facessi Instagram sapresti mamma che mia, sì. Mamma mia, Sior. L'ho fatto il video su Engage, l'ho fatto. Ha fatto io il video su Engage. Marco, che tiro, wow. Ma sono fermo. A 12 tiri, guarda. Budi, sei comunque dietro il sottoscritto, eh. Per poco, mi sa ancora, ma questo è un altro discorso. Non ti seguo su Instagram, Sior. Ma non hai Instagram. Di cacca con queste palline delle palle. Se ce l'hai non mi seguo ancora peggio. Vergognati. Le palline non funzionano. Ma guarda te, mi parte tutto a buco di culo. Ma dove va la palla? Dov'è Budi? Facci vedere il sedere, vai. Eccolo. Ecco, bravo. Fatto. Ma guarda te, mi parte tutto ad cazzum. Io ti blocco su Instagram. Bravo Darkmark, tu sì che sei un ragazzo incredibile. Incredibile. Ho bloccato. Stasera non andate un po' oltre visto che il gatto non c'è? Eh? No, non penso. Non penso. Ma mai gatto l'ha scritto prima del gruppo. Sì, perché a Parigi. Non c'ho più per usare. È andato a fare una... Cioè, finiamo la baguette, finiamo la mappa qui e poi... Sì, infatti possiamo finirla tranquillamente la mappa. Allora, adesso vi faccio vedere io, perché Budi non sa che io ho un asso nella cacca. Cos'hai? Un naso nella cacca. Un naso nella cacca. che sommelier, ragazzi. È il rotola, che... Ha detto Roito, avere no? La pallina di Fede. Ma sta imendo, guardate, è ingiocabile. Porca vacca, porca. Solo perché sta perdendo, Budi, eh. E sto perdendo io. Per cortesia. Guarda che si è fermato come un caciocavallo. Ma Budi. Ah, l'hai quasi stoppato. No. Dai, ma così ci recupero, poi dobbiamo fare la penitenza noi. Metteli tutti con te, Budi. Ma sono l'ultimo, sono. L'importante è che siamo primi noi Termos. Capito, siamo lì. Ha recuperato. Ma che recupera Budi? Non sa cosa vuol dire. Ma tanto, Liezar, cosa te ne frega a te che tanto in queste cose non partecipi mai. Guarda, ma grazie comunque per la storia su Instagram in cui elogiate Budi, grazie. Ecco, vedi. Ma io Budi non ti posso elogiare. Scusa, le bugie si dicono? No, le bugie non si dicono. Allora, vedi. Allora potresti elogiare Esprit. Ma Budi, hai fatto un tiro che guarda, ti meriteresti la gogna. Ci è saltato oltre. Non è colpa mia. Moro, non sei ultimo, sei quasi terzo. Vedi, la chat la vede in maniera più propositiva. È vero. Sono bravissimo! Come hai fatto, Marco? Marco, sei campione del pongo. Molli, come hai fatto? Sono molle. E adesso sono per sempre bloccato su questo... Che gravity! Fall. Perché qua torna sempre indietro? Ma che palle! Ho capito, torna una botta indietro. Di buco. Ah, perché bisogna aspettare il fugo, l'ho capito adesso. Ma drogato. Ehi, ehi. No! Che trattoria! Mi sei... io essendo Marco bella... Madia di tratteria. Un bel filetto di manzo con salsa alla senape. Hai appena detto che sono un bel manzo, grazie. Ma salsa alla senape? Sì, salsa senape. Al seno. No, una salsa alla senape, tipo salsa formaggio al seno. La salsa di seno? Sì, basta con ste cazzate. Perché? Di cosa stai facendo? Il latte la salsa di seno. Cosa state facendo voi due? Sono fermo. Amici, ho fatto un tiro, guarda, Michael Tennis. Vuoi un ditale? Cos'è che hai detto? Lo so. Tu vuoi un ditale, ti piace cucire? Io non posso. Ma che figura di merda. Guarda, niente di buono. La salsa di seno è il latte. Oh, niente. No, ce l'ho fatta. Budi, ti stai divertendo qui al calcio in culo? Ma perché non sale? Vola! Oh, mio mini pony.
La besciamella di seno, ma che schifo. E l'ho fatta, sono tornato ultimo. Bravo. Vedi. Bravo, che a esultare per tutto, primi si tutto risulta ultimi. Guardate, sono tecnico tattico. Ma che tiro della palla, guarda che ho fatto. Ma non potevi farlo meglio di così, ho caricato al massimo io. Anche ho io. Il tiro della palla. Marco, sto mangiando, per favore. A maggior ragione, buono. Figurati, non c'è di che. Prego. Non c'è di che, embe. Ma Woody è ancora all'inizio, ma non mi riesce con questa palla esagonale. Ah, sono schizzato. Cosa... Spettacolo! No. Dai ragazzi, faccio cacare io. Anche Marco, io. Prendila come una... Come dire? Ah! Parate mai di nuovo Card Against Humanity? Magari durante la 12 ore. È che a me... il problema è di Card Against Humanity... Però li facciamo solo con quelli in italiano. Ostia, Budi, siamo uguali. Siamo uguali? Non ho capito cosa... No, è che a me diverte per mezz'oretta Card Against anche Humanity. Anche a me, sai. Poi mi stufa subito. Anche ma a me, appunto, che durante la 12 ore non abbiamo limitazioni, quindi... Possiamo farlo mezz'oretta e poi levarci le balle. Dimmi. Dimmi, sono in mezzo. Tu di cosa fai laggiù? Cade giù la balla. Ma perché cioè, quella salta? Mezz'oretta poi è divertentissima, eh. Però poi dopo mi stufo. Che dovrebbe essere aggiornato il mazzo... Il nostro mazzo dei Thermos, altrimenti... Il mazzo di Budi, no? Questa la 12 ore sarà il 16. 16 maggio. Ma che giro sta facendo Budi, scusa? Ma che ne so? L'autodromo qui sta facendo. Salta! Sì, sarebbe da aggiornare effettivamente il mazzo. Eh sì. Potreste giocare con il vostro mazzo più quello italiano standard. Ma è veramente... Ci sono cose veramente vecchie nel nostro sì, mazzo. Non fanno neanche più ridere, non hanno più senso nemmeno. Ah, quindi bisogna fare buca. Come in ogni gioco del golf, però... Bravo, Moro, bravo. Perché va sempre a sinistra la palla? No. E cioè le palle un po' smussate verso l'Iliad. Può essere. Vabbè, che è veramente complicato, Ma io lo trovo facilissimo, ragazzi. Sarà che faccio cagare col golf normale, quindi per me è un lusso questo. PEM! Il 15 prendo la patente. Forse. Ma, una volta. Non è certo, per carità. No, infatti. Ma che piano, ma questo qui è la culla del caos. Questa volta ho fatto una buona buca. C'è il tempio Maya e si scende, c'è la discesa e poi c'è la culla del caos, è questo. C'è la culla del cacchio. Sì. Sì, ma la finestra con le mie dita possenti. Budi, tu ci hai giocato a Dark Souls. Io faccio impazzire le donne con le mie dita, pensa. Quando ma le tengo per mano, intendo. Guarda te che inculata, Io da Dark Souls sì, ci ho giocato. Grazie della risposta in tempo. Budi, siamo qua, Ma comunque devo dire una cosa su Dark Souls. Non gli piace. Non ti piace. Ma a te cosa ti piace, Budi? Mi piacciono le donne. I giochi quelli con calma. Tipo i giochi di carte. No, quelli a me piacciono i GDE, gli strategici, quelli dove costruisci il tuo zoo, i tuoi posti. Ma non li hai mai giocati? Non tipo Jurassic World. Però mi piacciono. Non Jurassic World ti piace? Cosa? Jurassic World? Quello lì, come si chiama? Quello... Non lo conosco. Va bene. Quello di Jurassic Park. A me piace Civilization, questi giochi qui. Però giochi sempre a Hearthstone. Perché tutti i giochi che piacciono a me non sono streamabili. Quello è vero. Quindi stai ammettendo di essere una persona triste. Ma guarda, Budi, io farei una rivoluzione... Revolution. Una rivoluzione dentro Twitch. Va bene, la facciamo. Costringiamo tutta la gente... A guardare me. Bello. Ma adesso non sono così bastardo,
Però dicevo, costringiamo tutta la gente, prendendo tutti gli streamer, trimano giochi di merda, non di merda, giochi okay. gestionali, la gente si guarda solo quelli, quindi. Così sono obbligati a guardarmi, bello. Lo facciamo diventare quello che non è di moda. Bravo! Dai. Perfetto. Sono ultimi a pari medio. Pari medio? Sì. Con me probabilmente, no? Non lo so, tu hai già fatto buco adesso? Io ho già fatto buco. Che palle. Quella che sta facendo Karim, ma Karim può fare quello che vuole, è il capostipite del carico. Karim sta facendo la Karim, comfort zone. Ragazzi, tutto facile, e oggi, no. Che cacchio è che ha streamato? Era Imperator... Per cose che adesso sta facendo una Roma. Serie in cui gioca a cose a cui non giocherebbe mai. E insomma è una bella serie. Mi piace. Ma che cazzata, guarda che mi sono sparato via. Caso... Cosa dice Budi? Ma allora perché? Ma perché salta lì? Ma che palle? C'è un'inculata in corso in quel momento. In corso come? Dove? Ho passato Marco. Ma Budi è lontanissimo, gli schizzo. Sì, ma non so cosa è successo. Ma che palo della mucca. Ho fatto buco, ma non so come ho fatto. Ma perché dice che ha fatto buco? Sembra una cosa di volta sembra o un drogato o un pervertito, sembra. Incredibile, oh. Già ha detto prima delle frasi ambigue che ormai gli costeranno la carriera per sempre su Twitch. Ma perché salta? Ma poi va a Las Vegas, cazzata? Che è la città dello sballo. Ma mi ha superato più di quella. Quella. Che figura. Ma vince anche qua, Budi. Primo! Sono a 90, sono. Primo di nuovo! Guarda che c'è sfondo per davvero, eh. Budi, sei veramente un papà. No, ma perché salto? È saltato anche a me. È proprio da strunzel. Senta che fa il saltino. Beh dai, direi che qua abbiamo giocato come si deve. Voi sì, io no. Ma testa di cazzo. Tanto di guadagnato, voglio dire. La mia pallina. Ma guarda che sfondo. Ma guarda che sfondo, c'ha tre tiri. Come c'ha tre tiri? Cadi. Budi, sei veramente una vergogna. Ma ho fatto 5. Ma maledetto. Perché sei a 96 tu? Chi ha pensato questo gioco? Ma sono ultimo. Diezar, per favore. Ho capito, ci sto provando. Ma renditi utile. Incredibile. Che bisogna fare qui? Buca. Mancano due buche, mancano. Guarda te, che disgrazia la mia vita. Che figura di Merkel, guarda. Ma sei andato sul sasso. Vabbè, ma non va... Ok, dai, e niente. Ma non funziona! Budi, stai dicendo Marco, che il recuperone. Gioco... Che diarrea. Ragazzi, io tiro al massimo, ma non ci va. No, lì no. Moro, raggiante ragazzo, vedi di... Vedo. Perché si può ma fare... Ma Budi ci sta raggiungendo. Ma che sta raggiungendo qui? Ma deve andare, ho fatto un gran bel colpo, però. Anche io. Mi spingi, Budi? Hai strada, forse? Già, ah, perché te ne vai da un'altra parte? Sempre adesso dovrai anche tu. Stai guidando non come su Eurotrack, per favore. Sto seguendo Mike. Budi, sei un copione, però, Ti seguo. Togliamogli 10 punti, per favore. 10 punti per copione. Per copione, proprio, l'abbiamo scritto prima. Ma che vergogna la vita. Spingi via Budi, spingi via Budi, no! La fortuna che ha fatto comunque meno tiri di tutti. Ho fatto un tiro in me. Ho fatto 8. Ora è ancora in Somalia. Tanto qui disgrazia. No, siamo un punto di differenza. Non sta neanche rotolando sta pallina. Mamma, sei veramente quando c'hai la cacca lenta proprio, Sì, vabbè. Sei veramente una cosa incredibile. Ma rimbalza male. Dai, Lieza è lì, Un colpetto solo. Lezzar, questa implica tutto, Aspetta, Lezzar, non andare subito. No, ma Lezzar, mi raccomando, non abdicare. Qualcuno mi ha spinto. Hai ragione, cazzo. Tanto voi ormai siete tagliati fuori. Come siete tagliati fuori? Porca puttana. A livello matematico. Spingete me, mi è fuggito, mi è... Però qua io sto giocando veloce apposta. Dove è andato? Oh, mi sono salvato. Ma non dio pazzesco, aspetta. Sì, però. Ma guarda te. Guarda Budi che tiro. Ma Budi, sei veramente un culone. Decisamente.
Ma che succede? Ma perché mi sbatte in culo? Dai! E allora questa live? Ehi, ehi! Oh, 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 no, vince lui. Sono un rapace. No, ho fatto un tiro incredibile. Ho fatto tantissimo. Quanto hai fatto? Ho fatto tanto. Guarda. Hai fatto 9, sono già 6. Non so neanche dove la buca. Ma dai! Ma è vicina la buca. No, mi rifiuto, non entro. Non entro. Ma guarda. No! Del Nedved, dei miei coglioni. Di The Mage. Grazie comunque per gli elogi su Instagram. No, poi, noi non abbiamo detto che lo dovevamo fare noi, Io ho detto che lo dovevi fare tu. Siete molto gentili. No, no, no. Siete molto gentili. Io non ho detto niente del genere. Ma che gentili che sono, niente, chat. Deve fare. Poi se Gezar non lo vuole fare, prenditelo con lui. Va bene, adesso io vado sull'account ufficiale dei Termosifoni. Marco, un attimo. Vediamo un po'. Allora amici, abbiamo appena finito di fare Golf with Your Friends, c'era l'ospite che era Budi, come sapete, se volete potete anche non followarlo, cioè nel senso a noi non ci interessa, voglio dire, non chi ci frega a noi, voglio dire, è inutile, voglio dire. Quindi questi erano gli elogi, ecco. Molto bene, ottimo, ti taggo chiaramente perché figurati. Grazie. Per me è un onore. È un onore. Per me è un odore, penso. Oh, dov'è l'altra mia ciabatta? Dai che sento freddo i piedi. Ah, eccola, che paura. Pensavo di averla persa. Quindi abbiamo finito. Eh sì. A quanto pare sì. Che bello. Bravi. Grazie, cazzo. Li prendi anche in giro allora, eh? No, non vi prendo in giro. Allora, la prossima volta giocheremo a FIFA. Budi, mi raccomando, allenati. Vai, ci sono. Cioè, non devi giocare con noi a FIFA. Sì. No, con noi nel senso con in squadra, proprio assieme. Va bene. Però, non ha capito, gioco, secondo me. Non gioco capito. Terzino sinistro. Va bene. Non sinistro. L'ha detto lui, no, eh? No, c'è posto, è vero. L'ha detto lui. Terzino sinistro, c'è libero. Non parlo. Detto lui, vabbè. Si allenerà, andrà in Tibet per fare questa cosa. Ci vediamo cosa. Domani se mattina. Domani mattina con un gioco che ancora è ignoto alle nostre conoscenze. E domani sera con FIFA 2006. Sì. Mi raccomando. 2006? Sì. Ringraziamo Budi per essere stato qua con noi. Passate dal suo canale se vi fa piacere, se vi sta simpatico. E come al solito, buonanotte e buona notte. Nessuno da raidare. No, andiamo, aspetta, vediamo se c'è qualcuno di interessante da raidare. Guarda, apro Twitch, vedo cosa c'è, fammi vedere. Andiamo da... Voglio uno che fa musica io. Aspetta, c'è The Sushi Dragon live. Sì? È un eroe. Aspetta, no, non c'è. Chi è questa gente? Sicuramente uno che si fa le canne in live. Sì, sicuro. Ora che ci farai dare i deficienti, ci farai lo streamer, è lo streamer migliore di sempre, The Sushi Dragon. Quando potete, guardatelo. The Sushi Dragon? Sì. Non è pazzo. Ma non è in live adesso, però. Non è live, però, io ve lo dico a... Non lo so, il live c'è. C'è Viking in live, amici. C'è il Viking, guarda. C'è il Viking, ma che schifo. A me non lo so, anche a me sta un po' antipatico. Però andate da Viking, dai. Ma andiamo da Viking. Schifo, dai. Andate dal signor Viking e gli dite. Aspetta. Però potevi vestirti a modo, gli dite. Poverino, in realtà c'è una maglia nera normalissima. Però glielo dite così per farlo sentire un po' in imbarazzo. Ok, Frango. Va bene. Viking Place, pare sia così. Sì, Viking Place. Non lo so, non lo seguo. Allora, andate da lui, mi raccomando, e grazie a tutti per essere stati qua con noi. Ciao belli. Ciao.